Juve-Cagliari sarà una partita speciale soprattutto per gli allenatori, per Massimiliano Allegri che proprio in Sardegna cominciò il suo percorso in Serie A. Il presidente Cellino decise di scommettere su quel giovane allenatore che aveva dimostrato di avere tantissima qualità, di avere le idee chiare per come gestire le squadre e portarle al successo. Lo aveva fatto in Serie C1 nel Sassuolo, vincendo il campionato, portando i neroverdi in Serie B e vincendo anche la Coppa Italia di terza serie. In quel Sassuolo c'era anche Francesco Magnanelli, che oggi è uno dei collaboratori di Massimiliano Allegri. In quel Cagliari, all'interno dello staff, c'erano tutti gli uomini storici che seguono da sempre Massimiliano Allegri all'interno dello staff tecnico e che sono davvero un'anima importante del suo lavoro sul campo. Dall'altra parte Claudio Ranieri, anche lui ha vissuto una parentesi sulla panchina della Juventus, ma sarà soprattutto una partita speciale per Manuel Locatelli, perché per la prima volta dal primo minuto il centrocampista, tra l'altro fresco di rinnovo, ha prolungato fino al 2028, sarà il capitano dei bianconeri. Lo ha detto esplicitamente Massimiliano Allegri. Buon pomeriggio mister Giovanni Albanese, Sport Italia. Le chiedo, viste le assenze, chi sarà il capitano domani e più in generale chi sono i giovani che vede più leader nella Juve del futuro. Grazie. Per quanto riguarda i giovani più leader nella Juve del futuro, e questo lo vedremo col tempo, non è che l'allenatore decide il leader si decide da solo all'interno dello spogliatoio. Per quanto riguarda domani il capitano sarà Locatelli, tra l'altro fresco di rinnovo, quindi gli diamo un bel premio. Beh, guardando al Cagliari ci sarà anche Di Pardo, un ragazzo che è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, è cresciuto fino al campionato primavera e anche in seconda squadra, debuttò in Serie A proprio con la maglia bianconera della Juventus nel corso della stagione con Sarri allenatore. È una partita che la Juventus non può assolutamente sbagliare per mantenersi sulla scia dell'Inter. I bianconeri avrebbero anche l'opportunità nuovamente, anche se solo per una notte, di andare in testa alla classifica di Serie A, ma concretamente c'è la possibilità di mettere pressione alla formazione di Inzaghi, che obiettivamente è la candidata numero uno alla vittoria dello scudetto 2023-2024. Per la Juve sono ancora un po' prematuri i discorsi relativi allo scudetto, c'è piuttosto da consolidare sempre di più una posizione all'interno della zona Champions League. Certo, dopo la sosta ci sarà Juve-Inter, che qualcosa comunque dovrà dire. Forse in questo momento in casa Juve è giusto aggrapparsi a quei giovani che sono stati spediti in prestito al Frosinone per avere più minuti, per confermare le loro qualità. Sto parlando ovviamente di Barrenechea, Caio Jorge, che tra l'altro insegue il suo primo gol post infortunio, e soprattutto Matias Sule, un ragazzo che sta confermando di avere qualità importanti per stare in Serie A da protagonista. È davvero un giocatore che sta facendo tantissimo bene nello scacchiere di Francesco, e il Frosinone affronterà San Siro l'Inter, chissà che insomma possa in qualche modo fare uno sgambetto ai primi della classe. Detto ciò, la Juventus deve ovviamente tenere la concentrazione sul Cagliari, non sottovalutare per niente l'avversario. Lo ha detto in maniera molto chiara a Massimiliano Allegri, che si ritroverà a dover fare a meno in difesa ancora di Alexandro e Danilo. C'è di più rispetto all'infortunio del capitano bianconero. Allegri ha detto che difficilmente tornerà a disposizione contro l'Inter alla ripresa del campionato dopo la sosta, e non è sicuramente una notizia positiva considerato la leadership che ha il calciatore brasiliano all'interno dello spogliatoio. Szczęsny sarà confermato in porta anche contro il Cagliari, così come dietro Allegri sceglie di dare continuità ai tre che stanno dando vita a questo cliché. Siamo ormai a quota 6, sto parlando ovviamente di Bremer, Gatti e Rugani. Magari ci sarà anche la possibilità, gara in corso, di vedere per
uno spezzone Huijsen, ma al momento Allegri vuole dare continuità ai tre difensori che sono titolari. C'è da fare molta attenzione per quanto riguarda Gatti, perché è diffidato, ma Allegri è stato molto chiaro: non si può pensare alla prossima partita con l'Inter, bisogna pensare partita dopo partita, e l'impegno col Cagliari non è assolutamente da sottovalutare. Qualche novità deve esserci per forza di cose a centrocampo, anche perché Rabiot è squalificato e di conseguenza toccherà a Locatelli, ripeto, con la fascia di capitano, trasmettere la sua di esperienza ai compagni di reparto. In mezzo dovrebbe giocare McKennie, proprio per dare maggiore fisicità al reparto. Ci sarà anche Miretti. Sulla sinistra il candidato numero uno a giocare è ancora Filip Kostić, mentre Cambiaso dovrebbe essere dirottato sulla corsia di destra. È un ambidestro, quindi potrà farlo tranquillamente. Cambiaso, che in qualche modo si sta rivelando il jolly più che utile a disposizione di Allegri in questo primo segmento di campionato, un giocatore che insomma si è approcciato nel migliore dei modi sin dalla scorsa estate al mondo bianconero. Lui, che è juventino, ha sempre in qualche modo sognato di poter indossare la maglia a bianconera, e adesso sta dimostrando anche di poter essere all'altezza. In avanti andiamo un po' tra virgolette alle note dolenti, nel senso che ancora una volta dovrebbe esserci l'esclusione dall'inizio di Vlahovic. In questo senso Allegri ha detto: l'importante è che tutti gli attaccanti capiscano di essere utili, perché comunque riuscirò in qualche modo a coinvolgerli nel corso dei 90 minuti, d'altronde lo ha anche dimostrato nelle ultime partite, ma l'allenatore sembra indirizzato a dare fiducia ancora a Ken e a Chiesa, quindi Milik e Vlahovic dovrebbero partire dalla panchina. Detto ciò, in ogni caso sono due giocatori che possono anche far male con giocando un piccolo spezzone di gara. Insomma, Vlahovic non segna ormai da oltre un mese e mezzo, e l'obiettivo sicuramente è quello di sbloccarsi, ma il problema del gol in questo momento riguarda anche Chiesa, e lo stesso Ken, che obiettivamente è andato sì a rete sia nel derby col Torino e due volte con l'Hellas Verona, ma in tutti gli episodi è stato poi fermato dal VAR. Oggi è l'unico attaccante a quota zero in tema di gol, e quindi anche lui insegue il primo gol di questa stagione. Una stagione che lo vede decisamente più maturo, è tornato anche nel giro della nazionale, è un Moise Ken obiettivamente diverso rispetto al recente passato, e questo può sicuramente far bene alla Juventus, a lui stesso e in generale al calcio italiano, perché stiamo parlando di uno dei pochi attaccanti che possono tornare utili anche in chiave azzurra. Una chiave che la Juventus non vuole per niente sottovalutare: i rinnovi di Gatti, di Locatelli e anche quello di Fagioli, semplicemente da ufficializzare, vanno in questa direzione. La Juventus sta rafforzando l'anima italiana all'interno del proprio spogliatoio alla nascita di questo nuovo ciclo che insomma spera possa dare dei risultati positivi sul medio-lungo periodo. Allegri continua a predicare calma, continua a tenere la concentrazione dei suoi su ogni partita. Non c'è da strafare, ha detto, c'è solo da fare, e da fare al meglio le cose. La Juventus di quest'anno sembra decisamente più matura, decisamente meno isterica rispetto al recente passato. D'altronde la stagione scorsa è stata condizionata da una serie di vicende extracampo che inevitabilmente distraevano. Oggi c'è la possibilità davvero di tenere la testa sul campo e di crescere partita dopo partita per tornare a candidarsi in maniera forte a quei successi che meritano i tifosi della Juventus, che tra l'altro anche in occasione di Juve Cagliari riempiranno totalmente lo stadium. C'è di più, sarà sold out anche alla ripresa in occasione del derby d'Italia tra Juve e Inter.